Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Dunque, io sono tornato qui nel tunnel di Stonefang dal fabbro perché volevo trasformare altre armi dei boss. Ho portato... Intanto ho migliorato anche un po' le statistiche, ma adesso vi farò vedere. Allora, trasformiamo la mazza semplice in mannaia da macellaio. Questa è un'arma molto potente perché prende, ecco, come vedete, S da forza, S da destrezza e A da fede. Quindi dopo diventa una bella bestia. E infatti trasforma i peccatori in deliziose bistecche. È l'arma dell'arbitro, quindi si può fare con la sua anima. Quindi direi di trasformarla. Poi la lancia corta con... la facciamo diventare la lancia raschiante, che è l'anima del demone falange. Prende A da destrezza. Adesso nel mio caso forse non è molto potente, però porterò avanti anche la destrezza. E per finire l'alabarda. Si può anche usare un'ascia normale comunque. E la faccio diventare l'ascia possente, che è l'arma del demone avanguardia. Non prende attributi, però è forte di suo. All done. Faccio vedere le statistiche, ho livellato un po', ho portato la forza a 26, così posso usare quest'arma. L'arma che ho appena fatto. Poi posso anche usare quest'altra arma, la spada grande della ricerca, e l'arma del vecchio eroe. Questa ci fa droppare più oggetti rari. Vediamo se... Sì, sono veloce. Poi fa anche un po' di attacco magico. Però la userò magari più avanti nel livello. Uso questa che è più veloce. Ed eccoci qua. Possiamo andare. Dopo aver rotto i vasi Ming, possiamo andare. Non so se voi lo sentite, però io dalle cuffie sento un battito del cuore qua. Deve essere quello laggiù. Qua dovremmo fare un giro della Madonna per arrivare da quella parte. Buono, le anime non pesano, perché sono un po' pesanti adesso. Con queste due armi sono quasi a 70 kg già. Vabbè, male che vada, posso sempre usare l'altro anello. Uè. Cosa fa? Scende o sta lì? Proviamo l'arco. Sì, non è male. Però... Vabbè, senti, andiamo di qua. Poi chi c'è? Ah, ecco. È velocissima questa. Oh, cacchio. Anche loro sono veloci. Ma loro droppano le anime. Non mi ricordo se droppano anche degli delle pietre. Dai, su, scenda. Ecco qui la causa del rumore qua, del battito del cuore. Faccio un giro prima da questa parte. E se ne trovano qua di spezie.
c'è qualche nemico? Forse no. Oh. Lì mi aspettano al varco. Letteralmente. Ah, posso scendere. Per prendere questo oggetto però devo prima sbloccare un accesso. Infatti adesso non lo posso prendere. Beh, poi lo prenderò più avanti. Oh, salve. Oh. No. Vabbè, va. Tanto lasciava delle anime da 200. Intanto rompiamo i vasi minchi. Però se mi rompevi anche questi. Ecco. Poi di qua dovrebbe essere chiuso, sì. C'è qualcuno che mi lancia le frecce. Sì, perché questo poi rompe le scatole. Bastano due colpi. È bello potente quest'arco. Forse di qua è chiuso. Mi sembra che non si può andare da nessuna parte. No. Raccattiamo questo drop. Ah, ma mi è sfuggito qualcosa qua. È abbastanza inquietante questo livello, eh. Torniamo di sopra. Ho visto qualcosa. Ma no, è sempre sto cuore qua. Ah no, ma laggiù c'è qualcuno. Io ho l'arco. Vediamo se... Ah, eccoti là. Volevi farmi l'agguato, eh? Facciamo così. Yeah. Sì, è una specie di gargoyle umano. Un ibrido. Ah, maledetto arciere. Ah, bastardo, vabbè. Ah, ma aspetta, proviamo la magia. Beh, sì, sono abbastanza deboli al fuoco. Non parte. La flamberga. Dunque, sì, devo andare di qua. Ah, ma qui c'è un altro gargoyle. Ma basta. Che fa? Proviamo la freccia. No, era più efficace lanciafiamme. Porca miseria, che fastidiosi. Vediamo se riesco. Ecco, sì, l'ho recuperato in tempo. Ha evitato il colpo, il maledetto, eh. Per prendere questa roba bisogna fare... Ah,
No, da questa parte magari. Oh! Bastava fare così. Magari mi curerei anche. Cavolo, porta male curarsi prima di prendere un oggetto rischioso, vabbè. Sì. Ma mi ha portato male. Adesso qua devo stare attento. Che ci sono sti maledetti in queste zone scomode. Ah, qua sono morto un sacco di volte. Un po' per questi che mi fanno cadere, un po' per l'ascensore che c'è adesso. Occhio qua. Andiamo subito dall'altra parte, via. No, queste fanno sempre comodo. Ehi, ehi! Merda! Vabbè, l'ho ucciso così. Mi è andata bene. Ah, lì ci vado dopo. C'è qualcuno? Ma che stanno pregando questi? Andate sempre a pregare. Quanto mi piace quest'arma, è velocissimo. Bene, ne abbiamo... abbiamo rotto una catena, adesso ne manca un'altra. Ma ricordiamoci di questo punto, che è da qui che si procede avanti. Intanto... faccio vedere che qua sopra dovrebbe essere chiuso il passaggio, perché non ho la tendenza del mondo bianco, infatti. Poi qui, una volta ottenuta la tendenza del mondo bianco, ci sarà una trave che ci permetterà di raggiungere una chiave che ci farà aprire la cella di Lord Rydell. Poi comunque tornerò qua e la prenderò. Questo è l'ascensore principale per scendere di sotto, però io adesso non ci vado, vado prima di qua. Ho rischiato grosso perché sono caduto convinto che fosse dritto qua, vabbè. Mi è andata di lusso. E qui c'è un personaggio. Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. Apriamo. Uè, dove te ne vai? Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again. Dunque adesso... sarebbe meglio uccidere questo personaggio, perché se noi non lo uccidessimo, lui tornerebbe al Nexus e ucciderebbe tutti i personaggi che ci sono lì. Si può anche andare a tornare al Nexus e ucciderlo lì dopo aver sconfitto il boss di questa zona. Fate solo attenzione, perché se non lo uccidete dopo aver sconfitto il boss di questa zona e procedete avanti con la storia, quindi affrontate gli altri boss, poi lui da quel momento in poi ucciderà i vari personaggi del Nexus. Invece se non volete correre rischi, lo uccidete subito qua e lui vi dropperà la sua armatura. Io lo sconfiggerò poi nel Nexus, perché vi voglio far vedere dov'è. Scendiamo.
La sentenza è solo rimandata, eh. Ah, là vedo la nebbia. Io prima di arrivare qua, la prima volta, mi ero perso perché non avevo trovato quella strada subito dopo aver liberato la catena. E quindi ho girovagato per 10.000 anni. Allora, controlliamo un po' da queste parti. Magari andiamo con lo scudo. Ho già sbagliato strada. E questo è un lago di sangue. Bene, ho preso proprio la strada sbagliata. Ma sto cercando di qua perché mi ricordavo che c'erano degli anelli. Ho scelto proprio la strada più vuota, dove non c'era niente. Vabbè, meglio così, almeno controllo bene tutto. Niente. Uè, chi è? Salve. Ah, ma è vivo. Aveva uno di vita. Dunque. Dove cacchio? Oh, stardi. Sembrano innocui, ma ne fanno di danni. Tacci loro. Ah, sto beccato lo stesso. Questo mi sa che in Dark Souls 2 non era possibile farlo. Questo è vivo o è morto? No, è morto. Ah, eccolo laggiù, porca miseria. Ho fatto fare un giro. Ma però devo stare attento di qua. Eccolo qua, l'anello fragrante. Io l'ho comprato da Patch la Iena, però si può trovare anche qua. Allora... Ah no, ecco, c'era, ce n'era un altro. Anzi, due, oh cacchio. Facciamo un po' così. Quando ha finito me lo dice. Dai che ho poca stabilità con sto scudo. No. Merda. Chissà se questo lo va... Lo attira da un'altra parte. Vediamo un po'. Non va di là. Ah, buono, questo scudo para tantissimo la magia. Andiamo di magia, vediamo. Oh. Mancato. No, gli faccio poco.
più efficace è questo. Lancia fiamme. No. Ah, buono. Mi ha portato un po' fuori strada. Boh, dovrei aver preso tutto qua sotto. Faccio un ultimo controllo. Questo è morto. Allora, vediamo se riesco a salire da questa parte. Sì. Ah, ma questo è vivo. Si capisce mai quando sono morti o vivi questo. Mettete un avviso. Ammazza, l'hanno impalato questo. È sulla ruota panoramica. Tu sei vivo? Come arma rotta? Merda. Mi ha rotto l'arma, bastardo. Non mi ricordavo che rompevano le... Ma aspetta, no, non mi ha rotto questa. No? Cos'è che mi ha rotto? Ah, le palle. Vediamo, durata no. Questa è a posto. Forse è il catalizzatore. No. Non riesco a capire che arma mi abbia rotto. Boh, non mi dire uno di questi... Oh. No, ma qui non hanno la durata come in Dark Souls 2. Non riesco proprio a capire che cos'è che mi abbia rovinato. Questa non è rotta, chiaramente. A meno che non mi abbia rotto... Però le armi non equipaggiate non è possibile romperle. Boh, è un mistero. Ah, ecco. Mi ha rotto i braccialetti. 29 su 100. Durano poco ste robe. Facciamo che toglierli. Vabbè, ho capito che poi non li metterò più durante l'esplorazione. Ah, ecco di qua. Non mi far girare però, cortesemente. Vabbè, state là. L'anello della resistenza della pestilenza. Mi sa che tanto devo scendere. Però mi dà fastidio lasciarli in vita questi. Anzi, usiamo l'arco. Merda. Vabbè, li faccio fuori da qua. Oh, che fastidio. Vabbè, state là. Contenti voi. Io devo andare di là. Facciamo il giro. Sì, perché io sono arrivato da qui, dalla pozza di sangue, sì. Ah, mi ero lasciato qualcosa indietro, però, No. Ah, ecco, ha fatto il giro.
Io dico che è una pietra degli occhi effimeri, vediamo. Pietra degli occhi effimeri, ho indovinato. Ah, quello è il fuoco, vabbè. Bene. E di qua dovrebbe essere chiuso. Sì, no, sì. Devo andare di là. Bene, ciccato alla grande. Di qua è chiuso. E è chiuso. Non mi far cadere, che sennò devo fare un giro della Madonna per tornare. Oh. Vabbè, è caduto lui. Sono finiti? Vediamo un po' qua. Ah, dovrebbe essere chiuso. E poi basta anche controllare dall'alto per vedere se non c'è niente rimasto indietro, ma vedo che ho raccattato tutto. Oh, erba nera. Questa cura tutta la vita e anche gli status alterati. Controllo un po', ma... Sì, non mi sono lasciato niente indietro. Beh, io magari mi fermo qua per questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo poi nel prossimo. Ciao a tutti!